Ci sono tanti modi di andarsene. E tu hai scelto di farlo con una magia. Non ero un mago. O forse dovrei dire di sì adesso. Un poco almeno. Ettore sapeva ipnotizzare. Aveva imparato con un corso per corrispondenza i trucchi del mago Albert. 10 dispense che arrivarono per posta in paese. Un evento. Aveva provato tutti i trucchi. Non gliene era riuscito uno. Tranne ipnotizzare. Però la cosa strana era che l'ipnosi non c'era mica in quei corsi, se l'era sognata. Si era messo davanti allo specchio. Aveva cominciato a guardare con gli sguardi sempre più profondi, sempre più profondi. Poi aveva cercato le parole e alla fine si era ipnotizzato da solo. E da quel giorno lui divenne un uomo pericoloso. Spedì il macellaio che molestava i ragazzi sulla cima del campanile. C'ero anche quel giorno in piazza e fu uno spettacolo. La fioraia, che era una pettegola, l'aveva fatta spogliare, l'aveva fatta mettere nella vetrina come un giglio nel giardino, come una statua. Il sagrestano l'aveva convinto a confessare la sua relazione con la vedova Cossa, con l'altoparlante della chiesa. Tutto funzionò e così pian piano la gente cominciò a guardarlo con paura, piano piano ad evitarlo. E alla fine resto isolato. Io ero una ragazza solitaria e un po' piccolina. Un pomeriggio stavo seduta su una banchina vicino al fiume. Quando lui arrivò, era un pomeriggio di vento. Mi piace il vento, perché muove l'ordine delle cose. Gira lo sguardo. Lo fissai, lo guardai negli occhi e rimase un po' sorpreso, un po' stupito, un po' contento. Si avvicinò, non disse niente, rimase lì in piedi e siccome non si sedeva mi alzai io, solo piccolino un fatto. Ettore era un uomo alto, la mia testa non arrivava al suo mento. Lui mi disse: tu mi arrivi al cuore. Contro. Batteva strano. Cominciamo a camminare lungo il fiume e alla fine della passeggiata era già chiaro che saremmo stati insieme tutta la vita. Non era chiaro solo per me, anche per lui. Lo capivo da come mi guardava e poiché mi guardava glielo dissi. Mi dissi, con me non lo fare mai, prometti? Lui ha capito, ha sorriso, ha detto sì, ma non ha mantenuto la promessa. Abbiamo vissuto insieme per 20 anni come 2 isole incollate per farne un'altra. Non abbiamo avuto figli. E così siamo rimasti soli, lui e io. Lui non ha ipnotizzato più. Presto la gente si è dimenticata, perché dimentica presto la gente. Che così ha cominciato di nuovo ad avvicinarsi, a guardarlo, ma ormai lui si era abituato a stare da solo, a stare solo con me. Abbiamo vissuto in questa casa, una stanza nell'altra, una cantina sotto, lui ha fatto il suo laboratorio, lavorava in legno. Faceva dei piccoli animaletti buffi, l'orso avvocato, l'orso dottore, l'orso pittore, cose così. Li pitturava, li mandava in Francia, andavano benissimo. L'orso dottore l'abbiamo trovato sulla scrivania del medico quando siamo andati per il suo cuore. Ha detto: me l'ha mandato un mio amico dalla Francia. Ettore ha sorriso. Era già stanco. Batteva strano. L'avevo detto io, batteva strano, a quel punto batteva stranissimo. L'orso dottore ha tentato di tutto,
Ma è stato come i trucchi del mago Albert, non era riuscito uno. Alla fine ha smesso. E così siamo rimasti di nuovo soli, io e lui. Eravamo in quella grande stanza d'ospedale con tutti i letti vuoti perché il paese si sta spopolando. C'era uno schermo in un angolo, un grande schermo nero con la linea verde che segue i battiti del cuore. E io dovevo dire un sacco di cose stupide, ma così stupide, perché non sopportavo di vederlo andare via. E aspettavo. Poi lui ha parlato con una voce flebile, flebile, quasi un sussurro, però che aveva qualcosa di speciale che ti arrivava alla mente, proprio dritto qui. Ha detto, adesso io conterò fino a tre. E quando sentirai tre, tu te ne andrai in un posto dove sei stata felice e ti sveglierai quando non sentirai più i battiti del mio cuore. Io non volevo che succedesse. Gli ho detto di no. Gli ho detto che me l'aveva promesso, che non l'avrebbe fatto mai. Gli stavo urlando. Uno. Io ho urlato che volevo restare lì, vicino a lui, fino alla fine, che non lo volevo lasciare proprio adesso, anche se mi avrebbe fatto male. Ho detto due. Ma il suo sguardo era più potente del mio. La sua voce era un comando che mi portava lontano, lontano. Tre. Il suo torace che mi proteggeva. E lui che mi diceva per la prima volta, tu mi arrivi al cuore. E io mi ci appoggiavo contro. E sentivo i battiti del cuore. Batteva strano. Sempre più strano. Non avrei mai voluto farlo.